Buon pomeriggio, anche in un tempo di chiusura estivo come questo, non potevamo mancare all'appuntamento di un racconto di qualcosa che è veramente importante, storico, non soltanto per il calcio, per lo sport, ma per tutta la storia di questa città che riguarda il momento del Trapani. Il Trapani che, come ormai tutti saprete, battendo il Padova per 1-0 con il gol di Nizzetto sabato scorso, si è conquistato l'opportunità, si è regalata la possibilità di giocare una partita ufficiale contro l'Inter, che da calendario viene data il 4 dicembre. Noi consigliamo anche sulla scorta di quello che dice il Club Granata adesso di non fare biglietti aerei, perché la data è solo orientativa del 4 dicembre, ma in realtà è una partita, quella del quarto turno di Coppa Italia contro l'Inter a San Siro, che potrebbe anche essere anticipata al giorno prima o posticipata al giorno dopo, per cui bisogna essere un po' accorti a fare il biglietto aereo. Comunque dicevamo che non potevamo rinunciare alla possibilità di raccontarvi questo fantastico sabato sera che abbiamo vissuto tutti insieme allo stadio provinciale, che la città sta vivendo. E quindi, per prima cosa, in questa edizione speciale di Sport Sud estiva, ci andiamo a vedere la sintesi che è stata approntata da Nicola Vassallo e che riguarda proprio quello che è accaduto in questo Trapani Padova 1-0. Il gruppo di calcio augura a tutti i È una partita che commentare è abbastanza semplice, nel senso che, al di là del fatto che, come tutti sapete, sabato prossimo si riproporrà la stessa gara, anche se a campi invertiti, è stata una dimostrazione di quello che probabilmente il Trapani dovrà aspettarsi tutte le volte che scenderà in campo in Serie B: giocare contro squadre forti e riuscire ad essere compatto, coeso, ad avere quelle caratteristiche, ad essere quel solito Trapani che ha accompagnato la storia dell'era Boscaglia in questi 4 anni, una squadra corta che collabora, che ha un senso di cooperazione straordinario fra i calciatori, uno spartito che viene suonato in maniera magistrale, che poi insomma, non viene influenzato troppo dagli interpreti che ci sono. È un dato di fatto che l'inserimento dei nuovi sia a buon punto, direi a ottimo punto, considerato che Nizzetto ha fatto gol, che Diuric ha fatto bene, che Garuffa ha fatto bene, che tutti quanti nelle 2 uscite ufficiali che abbiamo visto al provinciale, tutti i nuovi hanno dimostrato, Martinelli, di essere pronti e inseriti nel sistema.
Lo stesso Boscaglia nella conferenza stampa di presentazione della gara contro il Padova aveva detto: la formazione che io mando in campo ha come sempre la caratteristica di privilegiare i giocatori giusti al momento giusto in questa partita, però in questo momento io tengo conto anche del fatto che i nuovi devono essere inseriti, per cui qualche nuovo in più gioca. Insomma, questo inserimento è ottimale, così come desta serenità il fatto che la formazione granata sia nella gara contro l'Albino Leffe e contro il Padova nel secondo tempo ha dimostrato di essere in condizione fisica. Buona, in forma campionato, quindi ci sono tutti i presupposti affinché questo Trapani possa giocarsi tutte le partite così contro avversari che forse esprimono qualche volta una cifra tecnica superiore, come quello che ha dimostrato il Padova, soprattutto nella prima mezz'ora, ma è un gap che la formazione granata sa, come dire, al quale sa sopperire con grande volontà, con le qualità tecniche che ha e soprattutto con la sua mentalità. Non rinuncia mai a vincere. E non rinuncia mai a fare quella puntata che può rivelarsi determinante, come accaduto nel caso del gol scaturito da una punizione che Djuric si è guadagnato da 30 metri in una ennesima prova di ripartenza dopo che il Trapani aveva sfiorato più volte il gol. Commenti alla partita, non questa volta nostri, ma il primo che andiamo a vedere insieme è quello dell'allenatore della formazione veneta, Marco Lin. Dispiace per il fatto di aver disputato una buona gara, di aver avuto delle occasioni e quindi a me la filosofia della mia squadra è piaciuta. Dobbiamo essere un po' più cattivi sotto porta, però secondo me abbiamo fatto una buona gara, meglio il secondo tempo che il primo. Il primo le due squadre si sono un po' studiate, hanno concesso poco spazio, nel secondo tempo la partita si è aperta un po' di più e quindi sono venute più azioni. Io ripeto, sono soddisfatto della mia squadra perché ha fatto una buona gara, forse meritava qualcosina in più sulla traversa, sul colpo di testa di Cionek, sul salvataggio sulla linea. Insomma, tre occasioni potevano valere almeno una di queste, una rete, quindi va bene così. No, beh, bisogna migliorare ovviamente, questo caldo condiziona, ma condiziona tutte le squadre, perché penso, adesso non so quanto è finita Palermo-Verona, però anche lì faceva caldissimo. E qua stasera faceva caldo, non è un caso che Pasquato aveva i crampi e comunque alcuni giocatori magari potevano far fatica da una parte e dall'altra, perché poi alla fine credo che tutte e due le squadre, i giocatori escono stremati un po' da questa partita, bisogna essere bravi a recuperare le forze. Per noi questo caldo un pochino non è il caldo che c'è a Padova, ma va bene lo stesso perché, ripeto, la filosofia della mia squadra mi è piaciuta molto, anche le occasioni che abbiamo creato. Paghiamo la punizione che è stato un bel tiro di Nizzetto, sappiamo che lui calcia molto bene di sinistra, però insomma va bene così. Boscaglia, che dire di Boscaglia? Nel senso che è la prossima intervista che andiamo a vedere, al di là di quello che ascolteremo insieme. L'avventura di Boscaglia è iniziata nell'agosto del 2009. La prima partita del Trapani contro di lui è stato un Trapani Mazzara di Coppa Italia, finito 4-1. Eravamo poche centinaia sugli spalti del provinciale e vedere che lui è stato l'artefice, insieme ovviamente a tutti quelli che lo hanno collaborato, in primis a chi capeggia questa vicenda, che è il comandante Morace, la signora Annemarie, eccetera. Non si può non sottolineare che siamo passati da un Trapani Mazzara 4-1 alla prospettiva ormai concreta dell'Inter Trapani del prossimo dicembre. Che dire, è qualcosa di straordinario e probabilmente, anche se dovessimo cercare di attingere a tutti i vocabolari, tutti i superlativi, non sarebbero sufficienti per esprimere tutto quello che è stato fatto in questo periodo. Un periodo semplicemente fantastico, ma nel senso letterale del termine, perché io credo che tutti possiate condividere, che possiamo condividere insieme il pensiero che una partita con l'Inter ufficiale non poteva appartenere neanche ai sogni di questa città appena 1 o 2 anni fa. Per cui, insomma, onore al merito di chi ha lavorato in questo progetto del Trapani in questi anni. Era l'occasione buona per presentare così l'intervista di Roberto Boscaglia. Il mio pensiero è alla vittoria, non è all'Inter sicuramente. Adesso non possiamo assolutamente pensare all'Inter o a chi ci toccherà il 4, quindi adesso dobbiamo pensare in prospettiva campionato, quindi alla prima e basta. No, una partita difficile, l'avete visto, un avversario di qualità eccelsa, un avversario tosto, forte, con la stessa condizione nostra a livello fisico e quindi diciamo alla pari sotto questo aspetto ne ho pagato un po', secondo me, un po' di qualità, però abbiamo sopperito con tantissima voglia, con tanto tatticismo,
con una incredibile forza di volontà da parte di tutti. Sono contento soprattutto per questo, perché nei momenti in cui abbiamo avuto bisogno degli attaccanti, degli esterni, onestamente la squadra mi è piaciuta tantissimo. E, niente, secondo me il primo tempo equilibrato, noi potevamo sicuramente fare gol subito, e hanno avuto anche un'occasione ottima anche loro, il bravo Emanuele, però noi nel complesso del primo tempo abbiamo fatto molto meglio. Secondo tempo molto più equilibrio, abbiamo lasciato volutamente a loro il possesso perché sapevamo che nelle ripartenze potevamo essere devastanti, abbiamo arretrato un po' i due centrocampisti centrali. E così è stato, perché comunque loro hanno voluto più possesso palla, ma pochissime occasioni, tranne il colpo di testa sul calcio d'angolo e qualche altra situazione dove noi abbiamo fatto qualche errore. Però noi nelle ripartenze siamo stati veramente bravi. Poi Nizzetto ha fatto questo gol, quindi abbiamo lavorato su quello. E gli ultimi 10 minuti, la squadra non mi è piaciuta tanto perché potevamo gestirla meglio, gestire palla. Ci hanno lasciato spazi incredibili, invece abbiamo soprattutto rilanciato a vuoto, senza criterio, e questa è una cosa che dobbiamo migliorare sicuramente. E adesso l'eroe di giornata, che è Luca Nizzetto, un giocatore fra i primi che ha preso il Trapani, un giocatore che ci diede un grande dispiacere lo scorso maggio quando realizzò il gol del 3-3 che a Cremona il Trapani subì, prima che poi il gol finale di Mancoso riuscisse a dare definitivamente il successo storico al Trapani della promozione in Serie B. Luca Nizzetto, che al pari degli altri ha dimostrato di essersi inserito in maniera perfetta, a gamba, a testa, a lucidità, a volontà di collaborazione, fa la fascia in maniera mirabile, insomma sta come dire, impreziosendo il suo inserimento con delle prestazioni che non lasciano veramente adito a nessun dubbio sulla sua qualità. È un calciatore che viene da Verona, che ha grande cultura calcistica, che ha grande entusiasmo perché la sua prima avventura in Serie B, non se la vuole lasciare sfuggire, ha la mentalità giusta, in qualche maniera, pur se far nomi è veramente inopportuno, sempre in questo Trapani, a maggior ragione in questo momento, lo possiamo anche per comunità giornalistica far assurgere a simbolo di questo momento del Trapani. Luca Nizzetto, andiamo a vedere come descrive il suo gol e la realizzazione di un sogno anche personale. No, adesso bene, no, sono contento per, insomma, penso che sia se tutto va come deve andare, insomma, penso sia una grossa soddisfazione per tutti, insomma, andare a giocare, al di là del risultato, insomma, andare a giocare a San Siro, credo, non so quante volte potrà capitare. Senti, si racconta questa posizione, era già deciso che la battessi tu, racconti sul modo. Ma o io o Maurizio, insomma, potevo anche, ma c'era metà, sì, eravamo io e lui e la zona era un po' più, diciamo, era meglio se tiravo un sinistro che un destro. Abbiamo cercato di allungare la barriera con due uomini, ho cercato di tirare dove si sono spostati i nostri due uomini, è andata bene. Ma il portiere ospite di cosa si è andato prima del calcio? Non si era indemoniato, c'era la tua compagnia, sei riuscito a cambiare? Non lo so, non so, anche perché la barriera non era neanche 7 metri, era 4-5 metri, per cui non, onestamente non ho neanche visto, ho visto la rete che si muoveva, non ho neanche visto la palla che entrava. Sì, è passata, sì. Schema, una volta tanto. Sì, dai, sì. Sì. Speriamo che campionato anche magari. Ma penso che sia stata una partita abbastanza spettacolare, perché comunque è stata una partita giocata a viso aperto da tutte e due le squadre. Due squadre che giocano un calcio offensivo che non, dove credo sia state un sacco di occasioni da una parte e dall'altra, dove potevamo andare in vantaggio subito con Matteo e potevano far gol loro. Credo sia stata una parte divertente, quello sicuramente, e credo sia stato un buon test in previsione della partita importante di sabato prossimo. Ti aspettavi? Ma sentivo che erano, i biglietti erano già esauriti da qualche giorno, e io non ho mai avuto la fortuna, il piacere di giocare così tanto pubblico e così tanto pubblico a favore, per cui è una cosa nuova e è sicuramente una sensazione molto, ti fa sentire giocatore, insomma, dal punto di vista sportivo. È bello, veramente bello. Altra domanda? Chiaramente c'è una bella concorrenza sugli esterni, quindi bisogna darsi da fare. Sicuramente, insomma, penso che sia un campionato lungo dove abbiamo bisogno di tutti.
26-25 titolari, credo che è bello anche per questo, insomma, ci daremo da fare per fare il meglio possibile. E allora ci prepariamo a questo primo magnifico weekend di Serie B, andiamo a vedere un po' quali sono le partite. Si inizierà con la prima giornata venerdì prossimo alle 20.30 con l'anticipo che sarà Regina Bari, e poi sabato alle 20.30 la maggior parte delle gare le leggiamo in ordine: Avellino Novara, Brescia Lanciano, Empoli Latina, Modena Palermo, Padova Trapani, Pescara Juve Stabia, Siena Crotone, Spezia Cittadelle, Ternana, che ospiterà il Carpi. Un unico posticipo come d'abitudine in Serie B, il Cesena che riceverà il Varese, un'avventura tutta da vivere, tutta da seguire. Telesud cercherà di seguirla nel miglior modo possibile, come vedete siamo qui anche in un periodo di chiusura a cercare di raccontarvi questo momento. Come dicevamo in apertura, come presentare la partita di Padova? Una partita inevitabilmente difficile. La mia considerazione personale, se la volete accettare, è questa: credo che per qualche ragione non difficile da capire, se non ci fosse stato l'antipasto di Coppa Italia, il Trapani avrebbe potuto sfruttare di più l'effetto sorpresa, perché hai voglia di dire che gli allenatori e le squadre si vedono i filmati, si vedono i DVD, però la sensazione, la contezza, la forza di questo Trapani la cogli soltanto quando l'affronti. Quindi penso che il Padova avrà una possibilità in più, che sarà quella di conoscere bene la formazione granata per averci giocato una settimana prima. Effetto sorpresa quindi che diminuisce, però ci sentiamo anche di suggerire una lettura positiva. Io credo che forse nessuno sappia, neanche il Padova, neanche Marcolin, come il Trapani giochi sempre nella stessa maniera, in casa e fuori. Quindi si presenterà a Padova e farà la sua partita per fare la partita come sempre. Vedremo come finirà. Sarà comunque un'emozione straordinaria vedere il Trapani in Serie B per la prima volta, per poi rivederlo, come tutti sappiamo, il lunedì successivo nel posticipo in casa contro il Pescara. Abbiamo finito qui. Nicola Vassallo ha svolto il lavoro tecnico di questa edizione speciale di Sport Sud e lo ringrazio, così come ringrazio tutti voi che pazientemente siete stati davanti ai tre schermi. Buona giornata, buonasera a seconda dell'ora in cui ci state vedendo, dato che questo piccolo speciale andrà in replica in diverse edizioni.